Non c'è nessuna relazione tra un esperimento fatto nel 2015 in Cina e il coronavirus. Il servizio del collega di RaiNews 24, Gerardo D'Amico. Professor Bucci, innanzitutto il virus pandemico con cui oggi abbiamo a che fare è lo stesso creato nel 2015 nel laboratorio cinese, come sta circolando su internet? La risposta è no, è un altro virus. Lo sappiamo per due motivi. Primo, perché i due virus hanno sequenza genetica diversa, e secondo perché i virus creati in laboratorio hanno una struttura diversa da quelli prodotti dalla selezione naturale. Cioè in laboratorio gli scienziati all'interno del genoma di un certo virus inseriscono un grosso pezzo del DNA di un altro virus per studiarne le funzioni. Invece la selezione naturale produce tante piccole mutazioni nel genoma di un virus preesistente, tutte distribuite in maniera uniforme. Nel caso del virus pandemico di quest'anno stiamo esattamente nella seconda situazione, quindi siamo sicuri che è un prodotto naturale della selezione darwiniana. Ma perché nel 2015 gli scienziati cinesi fecero quell'esperimento? Perché, e non erano solo gli scienziati cinesi a farlo, il motivo era che all'epoca si voleva comprendere se e come, da cosa dipendesse, la possibilità di trasmettere un virus della SARS da un animale, cioè il pipistrello, fino all'uomo. Per fare questo gli scienziati fanno un gioco preciso, cioè prendono il pezzo di un virus, lo mettono dentro un virus ospite e vedono se questo acquisisce infettività verso le cellule umane. Ripetono con tutti i pezzi finché trovano il pezzo giusto. Trovare il pezzo giusto significa dire trovare il bersaglio per la futura terapia, oltre che aver dimostrato il possibile salto di specie. Ma è mai possibile, professore, che quel virus del 2015 sia sfuggito da un qualche laboratorio ed abbia avuto la capacità di infettare il genere umano? Questo è escluso nello stesso lavoro su Nature Genetics del 2015, dove si spiega appunto che il virus è stato testato e non ha capacità epidemica, cioè non ha capacità di trasmettersi in maniera efficiente da uomo a uomo.